va a Porta Sant'Andrea alla prova generale della giostra del Saracino, una serata anche emozionante per il valore di questa prova generale, visto che era dedicata ad Antonio Bonacci, una figura importantissima per la città. Una serata in cui lacrime e gioie si sono confuse. Per Matteo Bruni, debuttante sulla lizza, gli ultimi mesi sono stati veramente duri dopo aver perso il padre Piero nella tragedia dell'archivio di Stato. Condivideva totalmente la passione per la giostra del figlio, tanto da informarsi sempre su come fossero andate le sue prove, attendendo il figlio Matteo sotto il balcone dell'archivio di Stato per farsi raccontare ogni particolare. E la dedica della vittoria non poteva che andare a lui. A mio padre, perché avrei tanto voluto fosse qui con me a vedere, e niente, purtroppo non c'è più. C'è tanto lavoro di squadra, tanto lavoro da parte del quartiere, di tutti quanti che sono stati vicino, e è dura. L'emozione unica, è una bellissima serata. Sono contento di aver vinto con Matteo, che per me è come un fratello. La dedica sicuramente al babbo e al nonno di Matteo, che purtroppo ci hanno lasciato, suo nonno qualche settimana fa e suo padre 9 mesi fa, sicuramente a loro, e poi alla mia famiglia, tutto il quartiere che ci sostiene. Grazie. Allora. Nella sua carriera di debutto Matteo Bruni coglie un 4. Prima carriera anche per Niccolò Paffetti su Aisa, e anche qui siamo sul 4. C'era curiosità poi a Porta Santo Spirito per i fratelli Pineschi. Per Elia non era il debutto e se la cava con un buon 4. Prima carriera anche per Francesco Rossi dopo il suo passaggio a Porta del Foro, ed è un'ottima carriera visto che c'entra il 5. Nelle seconde carriere decisiva quella di Saverio Montini, 5 per Porta Sant'Andrea. Si ferma sul 2 Filippo Fardelli per Porta Crucifera. Al debutto assoluto Niccolò Pineschi, 16 anni per Porta Santo Spirito, aveva fatto 2, ma per la carriera lenta il punteggio è stato azzerato. Sarà un 2 anche per Roberto Gabelli per Porta del Foro, che vanifica dunque il 5 di Francesco Rossi. Alla fine dunque la vittoria dai tanti significati è per Porta Sant'Andrea. Per Antonio, per quello che ha dato per la città, per il mondo della giostra, per gli amici, fra cui il sottoscritto, perché ero anche amico di Antonio, e per il figlio che è il nostro quartierista, la moglie, insomma, è stata una cosa molto, molto toccante. Così è altrettanto anche vincere con questi due ragazzi, con l'esordio di Matteo Bruni, una storia in carico di tutte le problematiche che questo ragazzo ha vissuto negli ultimi 6 mesi, però sono veramente molto soddisfatto anche della conferma di Saverio dopo il 5 dell'anno scorso. Che sensazioni per Zapata? Positive, molto positive.